ore a Castelconverto, dove migliaia di persone stanno aspettando l'ospite tanto atteso Nina Morić. Per l'occasione è presente Tiziano. Io ovunque vedi migliaia di persone che ci stanno guardando anche adesso e siamo tutti in attesa che arrivi. Ma io vorrei cedere proprio la linea all'organizzatore vero e proprio, colui che... Con la moglie del titolare del locale. Come ti chiami? Nadia. Bene, Nadia, volevo chiederti, sei emozionata per l'arrivo di Nina Morić? Certo. Cari amici di Life, oggi siamo qui con Miriam. Usare dei colori tipo l'azzurro, usare del rosa, usare dei colori anche eccessivi, perché quest'anno vanno molto i colori vivi, i colori solari, i colori della felicità. Ma come arriverà? In un elicottero? Beh, sicuramente arriverà con un elicottero, perché Nicola Bellavita ha voluto con Michele Gentilin preparare un... Ma è vero che fai un CD? Sono delle tante cose. Ma si dice che è un Sara Tomasi? Ma chi è Sara Tomasi? Sono voci che girano. Non la conosco. Stavo quest'estate. Ma io credo che tu non c'entri, cioè tra la tua menzione, c'entra la tua, diciamo, tua crescita. Dentro di te che ti fa ispirare a, diciamo, andare in più alto possibile. Hola. Ah sì, certo, sono spesso qui. Ti piace molto questa zona? Certo, molto bella, gente bella, calorosa. Ho organizzato la parte che riguarda diciamo lo special di Life TV con appunto questo ospite importante che è la Morić. Hai visto il successo fuori, è arrivata un po', le persone erano un po' arrabbiate, però alla fine Nina Morić come sempre è arrivata, e questo è da ringraziare anche Nicola Bellavita e il suo agente. Bene, adesso tardi, tra poco arriverà qui in questo tavolo un po' più coperto, e qui prenderemo con dello champagne, con del prodotto speciale, ne verrai anche te immagino. Spazio in fondo, vedo già che comunque alcune ragazze, soprattutto ma anche ragazze che vogliono a tutti i costi entrare qui dentro in questo ambiente al coperto, non tutti purtroppo entreranno. Scusami. Siamo qui oggi a Castelconverto, finalmente è arrivato l'ospite tanto atteso, Nina Morić. Nina, innanzitutto vediamo anche che stai per incidere un disco inedito, ce ne vuoi parlare? È un progetto abbastanza, diciamo, ampio, molto internazionale. Canto da quando sono piccola, è veramente una bellissima voce. Perciò modestia da parte, veramente siamo anni che si aspirano alla passione, all'amore, alla vita, ai figli, ai dolori, alla speranza, nel mondo artistico, come musica, come arte. Non sto parlando del mondo dello spettacolo, perché non c'entra niente, anzi è una cosa che assolutamente voglio dissociare. Mi vergogno di aver fatto determinate scelte nella vita, perciò ora mi dedico alle cose che amo. Giusto. Nel mondo del cinema, dello spettacolo, e chiederebbero a te quale sarebbe il segreto oppure anche un semplice consiglio? Adesso sono veramente una capo, prima avere un'educazione più mentale che fisica. Poi se sono belle ragazze sicuramente aiuterà molto per andare avanti. E vai Germania, guarda, via Germania, ti fatto all'inizio dei mondiali, ho trovato la Belgio, perché era mia figlia, era fan di Belgio, poi Olanda. Bene, volevo fare anche una domanda a Nicola Bellavita, l'agente dei VIP. Nicola. Ci spieghi il successo da giorno, però è un uomo veramente che sa fare il suo lavoro e lo apprezzo moltissimo. È una delle poche persone con cui lavoro bene. Ritieniti fortunato. Grazie. A voi. Ok. Le vacanze, spero meno piogge, tanto sole, e ricordatevi, protezione 50, perché il sole fa male. Un saluto. Ciao.